Facciamo una simulazione reale. Abbiamo una persona che non è rientrata dal Boccalate. L'ultimo punto di avvistamento è stato su questa diagonale. Ebbene, dividerci. Dante vi dà le zone, portate il GPS, vi scarica le zone e battiamo bene questa zona. Andiamo a tirarlo fuori, ok? Ad oggi il Soccorso Alpino Valdostana e molti altri enti di soccorso hanno utilizzato sempre unità cinofile di superficie di valanga per la ricerca di persone scomparse e disperse. Di forzare la soluzione che Leonardo ha realizzato assieme al Soccorso Alpino Valdostano per aiutare l'operatore di Search and Rescue a trovare le persone che sono disperse in territorio alpino. Le immagini, quando arrivano al pulmino, vengono processate su questo computer, dove tramite il software SAR si riesce a analizzare eventuali sagome che ci sono sul terreno. L'intelligenza artificiale opportunamente sviluppata da Leonardo permette di rilevare delle persone che sono degli oggetti molto piccoli se viste da un drone che vola a 50 metri o da un elicottero che può volare 350 e 200 metri d'altezza. Con la vecchia tecnologia questo non era assolutamente possibile. Ecco. Mi ha dato un punto al centro. Vediamo la persona che è sdraiata con lo zaino. A questo punto stoppo e vado a vedere il dato sulla sinistra, il dato GPS di dove ha volato il drone, in maniera che lo comunico alla squadra terra per intervenire immediatamente. O scattavamo tutte fotografie che venivano splittate per quattro e quindi tutte analizzate dall'occhio umano. L'occhio umano può dopo un po' essere stanco e quindi non riconoscere certe cose. La velocità ci permette anche di arrivare prima sul problema.